I mercoledì d'estate a Sant'Angelo in Vado invitano allo shopping di sera, l'iniziativa dei commercianti vadesi ogni anno sempre più coinvolgente. Tutti i mercoledì, infatti, fino al 14 agosto, a partire dalle 21, un paese in vetrina, con negozi aperti, musica dal vivo, degustazioni e per ogni serata un tema diverso. I mercoledì estivi vadesi, anche per l'edizione 2024, un grande successo di pubblico e di eventi che hanno attratto anche gente da fuori. Sì, anche quest'anno abbiamo riconfermato il nostro appuntamento shopping di sera, che da tanti anni è un appuntamento fisso nell'estate del nostro entroterra, perché non parliamo solo di paese, ma parliamo di entroterra, dei paesi limitrofi. E anche quest'anno abbiamo creato un calendario che va ad occupare tutti i mercoledì di luglio e i primi due d'agosto, e quindi è un appuntamento, diciamo, forse uno degli appuntamenti della zona più lunghi, perché comunque sono 7 settimane, 1 mese e mezzo, che tolgono energie, però il nostro entusiasmo ci permette ogni anno di essere qui e di cercare di essere sempre presenti, ecco. Questa volta dedicato allo sport, il prossimo appuntamento alla moda. Sì, questa è la terza serata, perché abbiamo iniziato la prima serata a luglio, chiaramente, il primo mercoledì, con il secondo Basker Festival, una seconda serata in nome dell'arte, che ha riscolto molto successo, anche perché quest'anno ci sono stati anche in collaborazione con la Proloco, diciamo, la Proloco di Piani Meleto, sono stati presenti il corteo storico per il Palio di Conte Oliva. C'è stato un artista che è venuto giù dal nord Italia, perché comunque nella settimana era presente a Monte Cerignone, quindi si inizia anche a interagire con le altre realtà locali. Questo è un mercoledì dello sport, il terzo appuntamento, dove sono presenti, come avete potuto notare, le varie associazioni del paese, anche non solo il classico, diciamo, sport calcio, però anche la ginnastica ritmica, abbiamo i ragazzi dell'enduro in collaborazione con il motoclub, quindi è una serata un po' piena, ecco. Continua l'appuntamento del mercoledì, con il prossimo mercoledì c'è la serata della moda, quindi sfilata, che quest'anno forse, non dico forse, però ci sarà una novità, quindi è inutile ancora tenere i segreti, comunque ci sarà una novità per la sfilata come location. Il quinto mercoledì abbiamo la serata, quest'anno è il primo anno che la facciamo, la festa della birra artigianale e anche agricola, perché qualche bar ha già comunque trovato un accordo con un produttore che poi non è della zona ma addirittura del Friuli, quindi è una serata dedicata alla birra artigianale. Continuerà il primo mercoledì di agosto con la festa del tartufo, perché Sant'Angelo, se parli di Sant'Angelo non puoi non parlare del tartufo, quindi proponiamo in collaborazione con i vari ristoranti, tutti i bar, una serata dedicata al tartufo nero, un tartufo di stagione. E l'ultima serata, 14 d'agosto, quindi vigilia di Ferragosto, sarà una grande festa in piazza con la pericena e vari DJ set, quindi proprio una serata liberatoria dove anche noi commercianti potremo festeggiare insieme ai nostri clienti, i nostri amici e come dicevo prima, anche i turisti che comunque iniziano ad arrivare. Abbiamo assistito a delle esibizioni di ginnastica ritmica con delle giovani promesse dello sport. Ce ne sono due in modo particolare che hanno conseguito degli ottimi risultati. Esattamente, sono prima vinto alle finali nazionali nella loro categoria e poi nel primi giorni del mese di luglio hanno frequentato uno stage in Bulgaria presso una palestra, diciamo, di fama internazionale, e proprio qui hanno fatto anche una gara dove erano presenti sia atlete bulgare che della Grecia, anche italiane. Qui sono arrivate, comunque hanno conquistato una medaglia d'oro nell'esercizio sia le clavette che il cerchio che alla palla.
L'attività del centro sportivo è rivolta a bambini a partire da quale età? Da 3 anni, noi facciamo la psicomotricità per i bambini da 3 a 6 anni, poi facciamo da 6 anni fino a età adulta pallavolo, da 6 anni fino a per il momento 14 anni ginnastica ritmica e poi abbiamo una sessione anche per over 50, 60, quindi per tutte le età. Lo sport non ha età allora? No, assolutamente, secondo me lo sport è proprio un modo per socializzare, stare bene insieme, per trovare uno stato di benessere, questo è il mio pensiero. Da Sant'Angelo in Vado a Capo Nord in soli 13 giorni, e con cosa? Con l'instancabile voglia di guidare Vespa, cambia il manubrio e freno pedale, spirito d'avventura, e tanta strada, tante belle strade, 10 nazioni, ho attraversato 10 nazioni, tanti bei posti, tante culture diverse, tanti amici, tanti bei amici incontrati per strada, e il viaggio della vita, si può dire. Un viaggio in solitaria o con il motoclub? È stato un viaggio, era un raid tribe organizzato dal Vespa Club di Firenze, e 70 iscritti inizialmente, 50 iscritti presentati alla partenza, 38 arrivi, e il viaggio l'ho fatto sempre assieme a 2 o 3 componenti incontrati per strada, e comunque non erano fissi, perché comunque ogni tot chilometri ti facevi altri amici in base alle esigenze di viaggio e alle condizioni meteo che si trovavano. La moto di che anno è? No, la moto è abbastanza recente, è un 2007, e a miscela, quindi dovevo farmi la miscela al 2%, i giovani forse non sanno neanche cos'è. Però così, la Vespa è sempre andata bene, e la Vespa non è veloce, non è comoda, ma è affidabilissima, ti porto ovunque e siamo arrivati a destinazione. Il progetto Se non ora quando quest'anno ha un'offerta molto più ampliata rispetto anche alla scorsa edizione. Esatto, sì. Il progetto quest'anno è arricchito, ha dato altri giochi nuovi alla cittadinanza. In più quest'anno questa nostra area family friendly è completamente gratuita alle famiglie, perché è stata gentilmente offerta dalla ditta Sub e System Group, i quali credono in questo progetto, credono nello sviluppo del bambino, nella relazione del bambino con l'altro, e credono nella relazione e nello sviluppo tra genitorialità e bambino, rapporto tra genitori e figli. Si tratta di giochi, giocattoli di che tipo? Allora, questi giochi sono giochi in legno, fatti con materiali di recupero molto spesso, fatti completamente dai membri dell'associazione e dai simpatizzanti dell'associazione, e offerti alla cittadinanza in modo gratuito. Fatti anche con proprio il valore che ha il sviluppo del bambino, pensando al gioco spontaneo, pensando anche a quello che aiuta il bambino a svilupparsi, sia a livello cognitivo, sia a livello ludico, ma motorio, e anche a livello di socializzazione tra pari e anche relazione tra genitori e figli.
E siamo qui allo Shopping di Sera, che è una manifestazione organizzata dall'Associazione Commercianti. Tutti gli anni si tiene tra luglio e agosto, e tutti i mercoledì a Sant'Angelo in Vado c'è questa manifestazione dove i negozi sono aperti, i locali fanno musica e da mangiare, e in più c'è intrattenimento di vario tipo. E come Proloco noi partecipiamo con un nostro banchetto per fare le tessere annuali dell'associazione, dare i giornali, perché abbiamo un giornale locale che si chiama Il Campanone, che esce due volte l'anno, una adesso a luglio e una poi a dicembre. E infine facciamo il tesseramento, le iscrizioni, scusate, per i Giochi dei Rioni, che è una manifestazione che si tiene il primo weekend di agosto, e dove partecipa tutto il paese, anche i commercianti ci danno una mano e la loro disponibilità, con dei giochi, diciamo, tradizionali di 4 giorni, dove si sfidano i 4 rioni che ci sono nel paese. In queste serate d'estate il basket alla portata di tutti i bambini che vogliono fare una prova? Sì, noi creiamo questo ambiente per far vedere, portare i bambini verso il basket, li facciamo provare lo sport, li facciamo capire quello che ci porta il nostro sport, e speriamo che gli piaccia come gioco. Il basket vadese ha all'attivo quanti iscritti? Abbiamo nel settore giovanile abbiamo circa 80-90 ragazzini. Poi abbiamo due prime squadre, una che milita nel campionato di Serie D e una nel campionato di prima divisione. Poi abbiamo alcuni ragazzi in collaborazione con il Carpegna Basket che fanno anche loro il campionato di prima divisione, quindi non ci lamentiamo. Abbiamo abbastanza ragazzi, vista anche la realtà locale, che non abbiamo tanti ragazzini da poter scegliere, e poi soprattutto esistono anche altre società, tipo il calcio, il calcetto, mi sembra, quindi cerchiamo di portare questo sport anche a Sant'Angelo assieme a tutti gli altri. Poi dopo, un paese che ha tante società è un paese ricco, a mio parere, e quindi poi dopo il ragazzino avrà la possibilità di scegliere quale sport praticare, però noi ci mettiamo del nostro per far praticare il basket. I prossimi appuntamenti avranno come tema il 31 la festa della birra artigianale, il 7 agosto l'immancabile tartufo e il 14 la pericena in piazza, a concludere un'altra stagione di successo per Sant'Angelo in Vado e i suoi mercoledì di Shopping di Sera, un paese in vetrina.